One Podcast. YouTube Spotlight Moments. Nella DV arriva l'intelligenza artificiale. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale, 7 giorni la settimana, 365 puntate l'anno, parliamo di innovazione prendendo una sola notizia al giorno e commentandola insieme. Bene, oggi vorrei tornare sul mondo dell'intelligenza artificiale, ma passando da casa Google, in particolare YouTube, e agganciandoci dentro anche l'advertising, perché una delle domande che spesso ci facciamo è: ma a me cosa serve questa cavolo di AI? YouTube lancia Spotlight Moments, che sfrutterà questo nuovo strumento, l'intelligenza artificiale, per permettere la promozione di brand, prodotti, durante momenti culturali speciali. Cosa vuol dire? Prendiamo ad esempio il periodo che stiamo per raggiungere, Halloween, il periodo più pauroso, mettiamola così, dell'anno. Bene, ad esempio vogliamo magari scoprire quali sono i tutorial trucco più popolari per Halloween su YouTube. Bene, gli inserzionisti potranno capire quali sono i contenuti che stanno attirando l'attenzione del pubblico in quel momento e magari promuovere il proprio brand attraverso questo evento. Cioè, un'azienda di costumi per Halloween potrebbe utilizzare questo strumento per mostrare annunci dei propri prodotti all'interno dei video popolari correlati a tutorial, recensioni o idee per costumi per Halloween. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale, che ci permetterà di sfruttare l'interesse crescente per l'evento, in questo caso Halloween, e aumentare la consapevolezza del proprio marchio. Ma non soltanto, perché permetterà di integrare delle playlist dinamiche e di aumentare la reach. Google sta davvero puntando tanto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Questo Spotlight Moments è solo uno dei tanti strumenti che ha lanciato Google, tra cui Video Reach Campaigns, Video View Campaigns, insomma tanti strumenti. È chiaro che tutto si ottimizza e per il momento i primi test sono estremamente positivi. Però chiaramente tutti arriveremo lì, tutti arriveremo a un po' saturare quel momento e allora chiaramente l'asta aumenterà e quindi chiaramente Google guadagnerà di più. E quindi chi prima arriva meglio alloggia. Per ora GroupM ha l'accesso prioritario sul mercato di questo strumento di cui abbiamo parlato oggi. Però, il ragionamento che noi dobbiamo fare quando vediamo queste implementazioni è che sicuramente sono più interessanti per l'ottimizzazione, per migliorare i risultati, ma saranno così interessanti per noi utenti che avremo chiaramente magari una personalizzazione maggiore sull'advertising e tra l'altro, attenzione, gli adblock non verranno bloccati, i video non verranno fatti visualizzare su quegli adblock, quindi anche qui continua la lotta di YouTube e di Google sugli adblock, ovvero quei software, quei plugin che bloccano la pubblicità. Ma tra l'altro come sarà, come funzionerà la parte di bontà di advertising? Sono molto curioso di vedere i primi test fatti anche nel nostro paese, anche in Italia, e capire quando cominceranno ad essere in tanti a utilizzarlo, come lavorerà chiaramente questa soluzione. Lavorando per eventi, lavorando per momenti specifici di trend, è molto facile che ci sia, diciamo, tanta gente, tanti investitori che vadano su un tema o un contenuto. Dall'altra parte, chiaramente, il mondo dell'advertising ha sicuramente bisogno di una scossa e per cui benvengano queste prove. Questo è il caffettino e io sono Mario Moroni, tutti i giorni qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale per commentare le news dell'innovazione, sempre col nostro spirito critico. Ti ricordo che se ti è piaciuta questa puntata puoi mettere 5 stelle, attivare la campanellina, inseguire, segui. Insomma, è un casino. È sempre così. Ogni tanto anch'io mi blocco. Ma inizio settimana. Va bene così. Buona giornata!